Questo dipende. Siamo molto felici di essere qui oggi per fare questo lavoro insieme. Mi chiedevo a Pazza di dare qualche indicazione tecnica su che cosa faremo e quindi su come può essere utile essere vestiti. Lo stai sentendo más o menos? Sì. Direi che va benissimo anche vestiti così, non faremo niente di troppo ginnico e quindi direi che non c'è bisogno di cambiarsi per forza. Faremo un gioco molto semplice. Un juego muy simple. Bueno, primero habéis entendido que no hace falta que os vistáis de una manera determinada y vamos a empezar trabajando con un juego muy simple. E che però per noi è metafora di quello che sta succedendo nel mondo oggi, che ha molto a che fare con l'inclusione, non soltanto sociale, ma di come il nostro mondo sia un mondo che sempre di più si sta mescolando e allo stesso tempo però continua ad alzare continui muri che ovviamente fanno acqua da tutte le parti. Entendéis hasta ahora? Dice que el juego es una metáfora también de una situación actual, social, no solamente que ligata all'inclusione sociale, no solamente relacionada con la inclusión social, sino ma quella che la situazione proprio del mundo che levanta muros continuamente y separa. E però questi muri non riescono a separare. Però non consiguen separar. E allo stesso tempo è retorico dire che siamo tutti quanti pronti ad accogliere tutti quanti. In realtà dei problemi ci sono per davvero. Questa difficoltà di accogliere è una difficoltà che credo che tutti incontriamo. Questa difficoltà di accoger è una difficoltà che todos tenemos. Y no hay detto un'altra cosa, sí. La retórica. El retórico sí, dire che... è retórico dire che tutti siamo pronti ad accogliere sempre e comunque. Sí. Que es retórico decir que siempre estamos todos súper listos para acoger a todo el mundo. Forse a volte sarebbe più onesto chiederci a che cosa ognuno sarebbe disposto a rinunciare. Es más honesto quizá preguntarse a qué está dispuesto uno o una a renunciar. Tutto questo però lo facciamo attraverso un gioco teatrale e per arrivare al quale faremo prima degli altri giochi. E tutto questo si fa attraverso un gioco teatrale che a sua vez si llega attraverso di altri juegos. E magari poi abbiamo modo di parlare di quello che succede e che succederà qui tra di noi. E luego se podéis hablar, podemos hablar de lo que ha sucedido entre nosotros durante il tempo del taller. Lavoreremo all'inizio tutti quanti insieme, mentre poi lavoreremo in due gruppi, in modo tale che c'è chi può osservare quello che succede e chi può agire, e poi i due gruppi, come dire, si invertono, chi ha lavorato prima fa l'osservatore. Entonces empezamos con un juego todos juntos y después si serán dos grupos, de manera que un grupo pueda observar al otro trabajando. I giochi che facciamo all'inizio soprattutto sono dei giochi che noi facciamo sempre con qualsiasi persona lavoriamo quando iniziamo un percorso. Il juego con il che vamos a trabajar è un trabajo con il che iniziamo sempre con qualche persona che lavoriamo. In ello già si Marco viene, no? Sì. Es que siempre es el mismo juego, es decir, que o es un español que te traduce perfectamente en español una cosa en italiano, o es un italiano que traduce más o menos, o sea, entiende bien lo italiano pero no lo español, pero lo intentamos. Sì, sono giochi che facciamo sempre, quando lavoriamo con i bambini, quando lavoriamo con gli attori. Sono giochi che facciamo sempre, come quando lavoriamo con bambini, con attori. Quando lavoriamo con anziani, qualsiasi età o appartenenza, è qualcosa che vale sempre per noi. Qualche età, qualche gruppo sociale, che sia, per noi vale sempre lo stesso. Per cui, siccome siamo davvero tanti, non abbiamo tantissimo tempo. Come che siamo muchos, realmente muchos, non abbiamo molto tempo.
Vi inviterei a raggiungerci tutti quanti qui e iniziare subito a lavorare. Iniziamo sia. Vi chiederei di fare un grande cerchio adesso all'inizio. Facciamo un circolo grande, per essere principio. Perfetto. E adesso chiedo a tutti di prenderci per mano. Ora non sono con la mano, della mano. Noi mettiamo giù il microfono, tanto ci sentiamo lo stesso. Bassiamo se il microfono, sennò non rimane. E adesso io con la mia mano destra darò un comando a Javi. Javi. E lui lo dovrà passare, dovrà fare tutto il giro fino ad arrivare da Marco, più possibile preciso, così vediamo che cosa succede. Le dà come un mano, le dà un tocco, gli tiene che dare tutta la vuelta a sta. Che da derecho. Ok. No, de derecha a izquierda. De destra a sinistra. Bueno, vale, nos hemos entendido. Gracias. Va bene. Eso. Ok, siamo partiti che erano tre strette e qua ne è arrivata una sola adesso. Come si è pensato che teniamo solamente un tocco, però chi ha arrivato solamente uno?
seríamos tres. Sí, y por ahí cinco, por aquí cinco. Por allí había cinco. Sono successe, diciamo che nel viaggio da qui per arrivare siamo passati da 3 a 5, da 5 a 3 a 2 a 1, insomma si è modificato. Ognuno sente a modo suo. Cada uno percibe a sua maniera. Allora propongo, proviamo a fare due cerchi uno dentro l'altro, un po' più piccoli, così forse riesce a viaggiare un po' più velocemente. Vamos a hacer dos círculos, uno más pequeño y otro más grande, que sí, a lo mejor circula más rápidamente. Forse ancora qualcuno in quello piccolo, che se no qui siamo sempre passi nel pequeño. Alguno más, alguien más nel pequeño. Pensi tu a far partire lì un comando? Che vuoi sì, tu? Lo invento io? Sì, te lo inventi tu. Vale. Allora, tienes el poder. Ok, andiamo. Una data. Bene, ha tornato con muchísima más energía de la que ha salido. Pero lo exceso. Sí, sí, ha sido lo mismo. Pero eran dos y dos. Había una pequeña pausa. Se ha convertido en cuatro, pero ha vuelto súper. Se ha perdido la pausa. Se ha perdido la pausa y ha ganado el fuerte. Se no, aquí ya había vuelto un poco, ¿eh? Aquí ya había vuelto un poquito. Se me acaba de la pausa. Sì, credo un po' da tanto. Se ha perdido vuestro... Sí, sí, sí. Suele ocurrir que también se pierda. Facciamo un'altra prova ancora, allora. Vamos otra vez. Tutti due? Sì, parti tu. Ya? No, venga, comincia... Sì, venga. Dopo io. Thank you.
è arrivato anche qua adesso, molto diverso da com'era, perché erano quattro e ne sono arrivati due. Però è arrivato qui adesso. Sta qui. A chi non arrivava? Aún sta qui. Era diverso anche da quello di prima. Pues así va. Tanti, altrimenti è difficile riuscire a stare in ascolto di così tante persone contemporaneamente. Sì, mi accorgo che pensavo solo un gruppo maschio perché sennò è difficile connettarmi, stare in sintonia con tante persone. Facciamo sempre un cerchio, andiamo sul circolo là. Io adesso ho una palla qui. Ora tengo una pelota qui, nella mano. La passo alla mia vicina. La passo alla mia vicina. E lei lo deve passare alla persona a fianco. Ricordate guardarsi negli occhi quando si passa la palla. Se non mirarnos en los ojos quando nos passiamo la pelota. E facciamo fare tutto il giro alla palla. Tenemos que darle que la pelota de toda la vuelta al círculo. Pero tiene que ser igual, lo que pasamos tiene que ser igual. La pelota tiene que ser la misma. Es la stessa, yo la paso a lei, lei la passa. La pelota es la misma, la tiene que pasar. Es una sola. Solamente una. Ok, perfetto. Adesso la palla ha fatto tutto quanto il giro. Adesso lo stesso lavoro possiamo decidere noi a chi la vogliamo mandare, sempre con gli occhi, la direzione e gli occhi, per essere sicuri che chi la persona a cui la vogliamo mandare capisca che è stata mandata a lui. Okay, la pelota la volta ora dobbiamo decidere a chi la vogliamo mandare. Direzione e mirada, per essere sicuri della persona alla quale stiamo... Le queremos darle la pelota. Necesito coger las gafas un segundito. Sí, sí, para mirar. Sí.
Ahora sí, ¿no? Encantada. Marco. Arrivo, bene? Questo lo io, vale? Proviamo a cominciare a muoverci, sempre la stessa cosa, però ci muoviamo nello spazio, sentiamo sempre gli occhi delle persone che vogliamo mandare. Non so chi ce l'ha, ma lui lo sa che a chi è arrivato adesso. Ah, lo sai chi la tiene? Lo sai chi la tiene, però e lo sa perché sei via gli occhi. Vale. Sì, acabo di entrare. Di muoversi. Di corsa, Marco. Senza correre, senza correre, senza correre. Me la tiene. Torniamo al cerchio, ora provate il circolo e antes. Adesso il gioco è questo, io parto, passo dal centro di questo cerchio e vado davanti ad una persona. Il problema è che io inizio, mi pongo nel centro del circolo e mi pongo davanti ad una persona. E la guardo negli occhi, la persona a cui vado davanti si sposta a destra, la persona che miro tiene che desplazarsi alla derecha e la persona alla destra parte. E la persona che tiene alla derecha parte. Cioè e ha lo stesso compito, passare dal centro, scegliere una persona da cui vuole andare, guardandola negli occhi e prendere il suo posto e la persona a destra parte. Ok, sempre è lo mismo, la persona della fila tiene che andare nel centro, luogo scoglie la persona, va alla persona, la persona della derecha tiene che andare al centro e luogo a partire dal centro, è lo mismo. È più facile da fare che spiegare che hacerlo in traduzione. Io parto, passo dal centro, scelgo una persona, scopro una persona, lui si sposta a destra, si sposta alla derecha e la persona a destra parte. La persona della derecha parte. Io. E tu passa al centro. Tu vas al centro.
es la de la de esta de la otra. Claro, no. No, è venuta da te? Ah, va, è la era. Quando tu arrivi davanti, quando llegas delante, devi aspettare che lei si sposti. Che la persona si desplace alla derecha, lei toma su sitio e la persona della derecha si pone su mezzo. Del centro. Cada uno quando passa nel centro tiene che dire il suo nome. Javi. Maria Luisa. Fede. Enrico. Claudia. Rocío. Maria Luisa. Adesso lo stessa cosa. Ora esattamente lo mismo. Però invece che partire la prima persona a destra parte la seconda. Prendete che presentino, non la prima alla destra, la seconda alla destra. E quando passiamo dal centro sempre il nostro nome. Quando passiamo dal centro sempre il nostro nome. Quindi se io parto e vado davanti a. Se io parto e voi delante dei. Come ti chiami? Tu rimane, se desplazan no, dos personas. Se desplazan dos personas. Tú sí. Nombre, tu nombre. Inés. Hola, soy Ana. Ana. No, no, no. No. Mirate. Rocío. Susan. Javi. Adesso che tutti hanno imparato il gioco, ora che cosa avete apprendito? Il gioco è di corsa. Quello lo tenemos que hacer corriendo. Iniziamo con il fatto che si parte e parte la prima persona a destra. Questa è la prima persona alla derecha. Ora la prima persona alla derecha corriendo. Quando io batto le mani, quando devi è il comando. Perché inizia a partire la seconda persona a destra. Okay. Se le batto di nuovo torna la prima. Okay. Quindi ogni volta che io batto le mani è il comando per passare dalla prima alla seconda e dalla seconda alla prima. Cada vez que doy una palmada es el mando para decir pasar o de la primera persona alla derecha o de la segunda persona alla derecha. Ok? Il nome sempre. E corriendo. Marisa. Di corsa? Inés. Eva. Elvira. Rocío. Betty. Federica.
Enrico. No. Marisa. Voy. Luis. Hey. No, no, no. Sí, ah, que son dos. Federica. Lara. Ahora dos. Uno. Javi. Dos. Es la niña. Valeria y Elvira. Y Abril. Ok. No, solo un momento. Perché? È un gioco di concentrazione. È un gioco di concentrazione. Noi diciamo, quando si riesce a fare bene questo gioco, delle persone sono pronte per stare insieme, per iniziare a fare un lavoro insieme. Quando le persone consiguen hacer este juego bien, es el momento en el que las personas están listas para hacer un trabajo juntos. Perché ognuno non sa mai quando è il suo turno, deve essere sempre pronto. Perché nadie sabe exactamente quando è il suo momento, tiene sempre che estar preparato. Può dover uscire 10 volte di fila. Puede tener que salir 10 veces a la vez. O anche non uscire mai. O non salir nunca. Quindi ognuno, senza che il coro dica uno, uno, cada ognuno sa se siamo a uno o siamo a due. Cada uno tiene que saber si estamos a uno o a dos. Ok? Ok. Quindi ripartiamo da uno. Volevo sempre farlo. Partite uno a uno. Perché poi diventa anche un po' più complicato. Perché luego se complica más. Parti tu. Il nome è al centro, quando passi. Susan. Marisa. Pablo. María Luisa. Ana. Susan. Elvira y Andy. Federica. Susan. Enrico. Rocío. Federica. Ok, eravamo due adesso. Okay. Ora stavo a eravamo uno? Era uno. Era uno. Era uno. Era uno. Ok, sì. Allora scusa. Pide disculpas. Adesso aggiungiamo un'altra indicazione. Ora añadiremos una indicazione más. Doppio battito di mani. Doble palmada. Quando passiamo dal centro, invece di dire il nostro nome, facciamo un gesto. Invece di dire il nostro nome, abbiamo che fare un gesto, un movimento. Se torna, altro battito, doppio, torniamo al nome. Sì, volve, se da altre due palmate, volvemos al nome. Quindi sono due comandi separati. Una palmata, uno, dos, dos, uno. Ok. E da una palmata, nome. Gesto. Gesto, nombre. Empezamos con. E quando partiamo, partiamo sempre. Empezamos siempre la... da uno e dal nome. Nombre y uno. Ok? Sì. Sí. Arturis. Sì, sí, nome. Nome. Inés. Pablo. Federica. Dos. Miguel Ángel. Yes. Seguimos en uno.
Carina. No. Era giusto che lei era la seconda, dovevo uscire lei, sì. Però rimaneva il gesto. Sì. Sì. Manteniamo il gesto. Era, è corretto? Esatto. Ah, perché se no había cosa da fare. Estaba bien las dos, pero tenías que hacer el gesto. Federica. Adesso eravamo sempre ad uno col gesto. Uno col uno gesto. Con ok, ripartiamo da qui. Ce la facciamo di sicuro a farlo. Conseguiamo sicuro. Sì. Solo di stare qui con la testa. Solamente questione di concentrazione. Stare qui con la testa. Ok. Uno col nome. Gesto. Uno, nome. No, uno con nome. Uno e nome. Neutro, neutro. Di cosa? Ah, è corriendo. Corriendo. Anna! Irene! Miguel Ángel. Susan. Rocío. Enrico. Inés. Pablo. Marisa. Okay. Eravamo passati a due. Non lo so. Erano dos con nombre. Già sta, è che de repente ha dato una palmada. Sí, no, 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 okay. Era un uno, pero todavía no. Era un uno, pero tú te has hecho un cero. Sí, yo me he levantado delante de ti, se tenía que ir él. Me he subido. Ha sido como poderoso. La concentrazione. Vabbè, no, empezamos a... Dai, facciamo un ultimo giro. Bene. Damos una ultima volta. Se ci vuole tempo perché questa cosa inizia a girare bene. Che necessitiamo tempo per che tutto questo inizi a funzionare. Fai tu. Uno. Nombre. Corriendo. Eva. Susan. Javi. Oh. Inés. Tocaba más. Okay. No, okay. Adesso facciamo un altro gioco. Vamos a hacer otro juego. La prossima volta che ci vediamo ricominciamo da qui. La prossima volta che nos vemos lo volvemos a hacer. Ok. Prendo il nostro grande papel. Vuoi chiamare il nostro enorme papel? Lo raro que ella no se haya ido. Oye, pero sirve para despertarse. Y está, se ha quitado todo el sueño que tenemos. Pero todo, ¿eh? Todo. Adesso abbiamo questo grande foglio. Prendiamo questa grande hoja. Che diciamo che sarà la nostra casa, chiamiamola così. Sarà la nostra casa, la chiameremo così. E abitiamo tutti insieme in questa casa. Todos vivimos en la misma casa. In questa casa. E quindi dobbiamo trovare, fare in modo che ci sia posto per tutti quanti. E tenemos que encontrar la manera de que haya sitio para todos. Quindi
ognuno quando vuole va e prende un posto. Cada uno quando quiere entra nella cassa e toma sitio, coge il suo sitio. E dobbiamo fare in modo di starci tutti quanti. Tenemos que encontrar la manera de caber todos. Pero de pie, sentado. ¿Cómo que no? De pie, seduti. De pie cabemos. Ognuno come vuole. Cada uno como quiere. Pero quieto, o en movimiento. Fermi o in movimento? Fermi. Fermi. Uno alla volta, andiamo, ognuno prende un suo posto. Uno alla vez, entra e toma su sitio, toma su asiento o lo que sea, decide como ponerse. E poi, quando siamo arrivati tutti quanti, e tutti sono all'interno, proviamo a dire tutti insieme, più possibile insieme, casa. E quando tutti siamo entrati, intenteremo dire tutti alla vez, casa. Chi vuole può partire, può iniziare. Cercate di essere sicuri che non ci sia niente che esce. Di star sicuro, sicuro che nada sale della hoja. Ok. Tutto tiene che star dentro della hoja, della cassa. Benissimo. Adesso ognuno va alla sua vita, di uscire. Sale, tiene su vita, sale di sua cassa. Va al lavoro, va a scuola, va alla scuola, va al bar, non lo so. Passa una giornata. Passa su dia. E quando tornate, e quando volvemos, la casa è diventata grande la metà. Si è vuelto grande la metà. E bisogna starci tutti. E hay que caber todos. Come prima, con calma anche. Como antes, con calma. Dobbiamo starci tutti. Tenemos que caber todos. Perfetto, perfetto. Casa. Ognuno inizia una nuova giornata. Cada uno empieza su un nuovo dia. Al trabajo. Scuola, al lavoro, al trabajo. Al cinema. Cinema. A teatro. Teatro. Quando torna a casa. Quando vuole a casa. La casa è grande la metà. La casa risulta la metà del grande. E dobbiamo starci tutti. Dobbiamo staccare tutto. Chi tenéis cerca? Qual è l'emozione, la situazione? Che emozione tenéis, la situazione? Che guai! No, va benissimo. E poi inizia un'altra giornata. Non ho chiesto altro dia. Chi va a scuola, chi va al lavoro, chi va al trabajo, alla scuola, chi resta a letto a dormire, chi si queda nella cama. E poi luego si torna a casa e la casa è grande la metà.
spostarci tutti. Tenemos que caber todos. Anche solo per un attimo potete fare tutte le cose che volete, anche se per un istante. Potete hacer todo lo que queréis. E escogitare una soluzione, dare una soluzione. No, che resta, spera, pon solo una de estas. Dale la mano. Alguien que me coja por aquí. Aquí cabe alguien. Tenetevi, tenetevi. Teneos, teneos, manteneos uno con el otro. Casa. Casa! Ya está. Okay. Va benissimo. Inizia un'altra giornata. Inizia altro dia. Ognuno va al lavoro, cada uno va al trabajo, a scuola, a quella. E quando tornate? Quando volveis? La casa è grande la metà. La casa risulta grande la metà. Valutate, dovete valutare. Se c'è bisogno, se hace falta, di spostarla questa casa. Desplazarla per questa casa. Potete valutare se c'è bisogno di spostarsi altrove. Se è meglio spostare in altro sito, spostare la casa in altro sito. Ah sì, con una parete. Di andare ad abitare da un'altra parte. Ir a vivere in altro sito. Di portare la vostra casa altrove. Di trasladare la vostra casa in altro sito. Potete trovare una soluzione. Potete trovare una soluzione. Per poterci stare tutti. Para poder caber todos. Avete ancora 30 secondi. Os quedan 30 segundos. Estamos, casi. C'è qualche piede che non è in casa. Algún pie ha quedado fuera de la casa. Però ce la potete fare. Però lo potete hacer. Ci siete quasi. Casi estáis. 15 secondi. 15 segundos. Quasi. Casi. Casi casa. Tenetela, dai. Dai. Casa. Tenetela. Ok. Va benissimo. E
Adesso inizia un'altra giornata. Ho ripetuto l'altro dia. Ognuno va al lavoro, cada uno va sotto l'acqua, va a scuola. Va a scuola. Credo che già prima, credo che già antes, se vi avessi detto di stare tutti, se os hubiese pedido che estuvierais in questo spazio, in todo este spazio, avreste immediatamente pensato che era impossibile. Hubierais dicho no, es imposible. E invece ci siete stati. Però in cambio lo avete conseguito. Quindi proviamo ancora a stare nella metà di questo spazio. Por lo tanto intentamos caber dentro della metà di questo spazio. E vediamo se ci stiamo. A ver si lo conseguimos. Buon lavoro. Che tengáis un buen trabajo. O encontrar por aquí. Por ejemplo, yo no os puedo ayudar a soltar esto, pero me parece una idea. Lo pica. Sì, sì, ma si sta. Ok, bravissimi. Okay, muy bien, muy bien, muy bueno, perfetto. La soluzione di prima era più spettacolare. La soluzione di antes era más spettacolare. Però questa qui è davvero molto intelligente. Però questa realmente è intelligente, muy intelligente. Mi piacerebbe chiedere che cosa hanno visto alle persone che erano fuori un momento. Me gustaría preguntar a las personas que estaban fuera, los observadores, qué es lo que habéis visto. Un lavoro di gruppo meraviglioso. La situazione difficile fa cercare altre possibilità. Cooperativo.
Justo yo lo he sentido en la primera casa. No era una necesidad, pero yo sentía que quería estar en contacto con los demás. Pero luego se ha convertido en una necesidad. La idea de formar parte de un grupo también, que eso ocurre mucho en la sociedad, ¿no? De no estar fuera, sino formar parte del grupo. Patricia ha dicho antes que en realidad nos han hecho sentir a todos dentro. Claro. Sí, sí, claro. Nosotros, no, ustedes, porque ustedes se aman, pero además es curioso porque era de lo grande a lo pequeño, sí, no de lo pequeño a lo grande. Sí, y había un entendimiento y escucha para ponerse de acuerdo rápido. No había ninguna nota discordante de gente diciendo, ah, esto es imposible, qué locura, yo me voy. Todo el mundo ha estado ahí intentando estar ahí en la casa. Eso también es muy importante. Hay una posibilidad, tenemos esperanza. Optimismo. ¿Más? ¿Perdona, qué has dicho? Ah, la implicación. Cioè, tú te sientes con implicante. De ayudar uno a otro, sì, cioè, tutte cose che condivido, a me colpisce sempre vedere come qualcosa che sembra impossibile. Impressionante vedere come una cosa che pare impossibile. In realtà forse non lo è. In realtà a lo mejor tampoco lo es. E la voglia di trovare, di provare tutti a trovare una soluzione. Il gusto, il placer, l'illusione di incontrare todos una soluzione. E di, di vedere anche come diventa contagioso il fatto che una serie di persone lavorino insieme per un obiettivo che è comune, porti anche chi è fuori quasi a tifare perché quella soluzione venga trovata. Y a ver cómo todo esto de alguna manera te contagia, también contagia a la gente que está afuera, que se siente parte de lo que está pasando. E poi sì, il fatto che tutto passi dal corpo prima, oltre che dalla testa, e quindi che serve sicuramente pensare, ma serve anche poi mettersi in gioco. El hecho de que todo pase prioritariamente a través del cuerpo, después de la cabeza, y que con la cabeza te pones en juego, pero a partir de los cuerpos. Adesso chiederei a tutte le persone che hanno lavorato di sedersi e così può lavorare l'altro gruppo. Ora os ruego che todos. Grazie a voi. Thank you.
poquita, insomma. Facciamo un passo indietro. No, 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 no. Metaforico. E ripartiamo dalla nostra palla, così ci sciogliamo un po' prima di arrivare al gioco della casa. Iniziamo con la pelota, sì, ci calentiamo un po' qua per il fuoco della casa. Io la palla la passo a Ettore. Ettore la passa a Orlando e gli facciamo fare tutto quanto è vero. Okay. Perfetto, la palla è tornata a me. Adesso facciamo che io, quando passo la palla di qui, dico tic, ok? Quindi ognuno quando passa la palla deve dire tic. Cada uno quando passa la pallotta tiene che dire tic. Tic. Okay? Tic. Tic. Benissimo. Adesso faccio il giro dall'altra parte e dico tac. Ah. Ok? Tac. 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 Benissimo. Ora io ho la palla. Posso passarla alla mia destra, tic, o alla mia sinistra, tac. E ognuno quando ha la palla può decidere se mandarla a destra o a sinistra. Uno può decidersi alla destra o a sinistra. Tic e tac. Parti tu, vai. Ok, tac. Ripartiamo. Non ho visto cosa avete fatto. Ah, non avete cominciato ancora, no, ok. Mi sono sbagliato io. Chi parte? Parti tu? Venga. Tac. Aggiungiamo l'ultima possibilità, che è zuc. Quasi l'ultima. Quasi la ultima. La ultima possibilità, no. Quasi la ultima. Diritti davanti a noi, zuc. Delante di possiamo zuc. Tic, tac, zuc. Parto io? Zuc. Pero yo estoy tomando un perro. Ah, espérate, mándalo. Sí. Tú. Tic.
Zucca mando. Zucca hai detto. Hai detto zucca. E riparti tu? Sì. Tac, tac, tic, tuc, tic. Zuc, 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 tac, tic, tac, 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 tac. Tak. Tak. Si. Tak. Tak. Tik. Tik. Tak. Zup. Zup. Tak. Tak. Zup. 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 Tik. Tak. 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 Ok. Va bene. Siamo pronti per provare a fare il gioco di prima del cerchio. Passo dal cerchio, passo dal centro, al centro dico il mio nome. Ora siamo sul cuore del centro. Passo nel centro, do nel centro mio nome. Dico mio nome. Vado davanti ad una persona, la persona a cui vado davanti si sposta a destra. Mi pongo davanti ad una persona. E la persona, a destra parte. Avete sentito? Se mi pongo davanti alla persona, la persona che beve passa alla derecha, la persona che sta alla derecha parte, gli hacen lo mismo. Nel centro? Ricordiamoci di passare dal centro, di guardare negli occhi la persona e di andare davanti a lei, di aspettare che si sposti. Ricordar che tenemos que pasar por el centro y decir nuestro nombre y ponernos delante de la persona que queremos que se desplace. Desplace. Partiamo noi. È di corsa, partiamo subito di corsa. Okay. Stiamo correndo. Corriendo. Orlando. Il diretto. Il gioco prima? Ya que habéis visto el juego antes. Siete bravissimi. Vais muy bien. Partiamo sempre col nome al centro. Ora iniziamo sempre con il nome nel centro. Però facciamo una prova subito con la seconda persona a destra che parte. Però facciamo già direttamente un ensayo con la seconda persona della derecha che è destra. Proviamo a farlo così. Partiamo subito con la seconda. Facciamo direttamente con la seconda. Segunda a la derecha. Como lo he hecho yo ahora, man. Que en lugar de pasar. Pasan dos. Claro. No, no. Ahora miramos cómo hace la primera. Lo mejor. Enrico. Uno, dos. Laura. A mi derecha, ¿no? Alicia. Cristina. Orlando. Belén. Colócate.
Marco. No? No? Sì, sì. Patricia. No. No. Ah, ok. Alicia. Belén. Merche. Mira ya. Cris. Cristina. Va bene? Proviamo a fare il gioco con il comando. Partiamo la prima, nombre. Ora iniziamo con le spalmate, che è il mando, diciamo, l'ordine per cambiare da 1 a 2. E da 2 a 1. E da 2 a 1. Sempre con il nome nel mezzo. Ah, no. La della spalmata? 1? Cioè, non ho capito la spalmata. Iniziamo a giocare con la prima persona a destra che parte. Con la prima persona alla destra che parte. Quando arriva la palmata? Quando arriva la palmata. Passiamo alla seconda persona. Passiamo alla seconda persona alla destra che parte. Se faccio una nuova palmata, torniamo alla prima. Se hago, se do io altra palmata, volvemos alla prima persona alla destra che parte. Va bene? Sì. E sempre il nome nel mezzo. Sempre il nome in mezzo. Nombre in mezzo. Sempre il nome nel mezzo. Enrico. Alicia. ¿Ibas bien? Diego. Laura. Uno, dos. No. Cris. Uno, dos. Marina. No. Cambiamos. Patricia. Judith. Diego. Vai davanti. Via. In fronte. Tino. Mireia. Merce. È importante quando tu arrivi che ti fermi davanti e che lei si sposti. Se pongas davanti della persona, tienes che sperare che se desplazzi. Quando andiamo in mezzo a due persone, sì, quando ti trovi in mezzo a due persone, non si capisce a chi tocca. Tiene che desplazzare. Ok. Ok. Merche. No. No. Aquí. Diego. Orlando. Javi. Mireia. Cristina. Belén. Dai. Cello. Diego. Enrico. Cris. Marco. Belén. Lando. Javi. Merche. Mireia. Va bene. Marina. Proviamo ad aggiungere anche il doppio battito. Andiamo a segnare ora la doppia palmata. Quando siamo al centro, passiamo dal nome al gesto. Quando stiamo nel centro, passiamo dal nome al gesto. Va bene? Sì. Proviamo. Dos palmadas. Dos palmadas. Dos palmadas es solo un gesto. Una palmada,
Uno, dos, dos, uno. Una palmada. Una palmada. Se cambia uno o dos. Con una palmada cambiamo de uno alla derecha o dos alla derecha, con una palmada. Con dos, nombre, gesto, gesto, nombre. Con dos palmadas cambiamos de nombre a gesto o de gesto a nombre. Patricia. Gino. Enrico. Patricia. Sempre chi arriva dopo? Diego. Ya era io, però. Okay. He permitido che okay, okay. Se salía ella. Ok. Vale, vale. Allora, se fallo. Ripartiamo. Uno, empezamos otra vez con uno a la derecha y nombre. ¿Comienzo? Sí. No sé dónde nos habíamos quedado. No sé, no so dónde éramos rimasti. Partemos de uno y nombre. Nombre. Uno a la derecha y nombre. Nombre simplemente. Vale. Simplemente. Es mi nombre. Okay. Nombre diferente. Diego. Cero. Javi. Fran. Dino. Patricia. Eravamo passati a due. Gesto e dos. Gesto e dos. Marco. Eravamo in gesto. Eravamo in gesto, sì. Volevo a farlo. Bravo. Aspetta davanti così. Ok. Concentrati perché non lo stiamo facendo male. Non lo stiamo facendo male. Che se pensi al dito che cosa avessi fatto. Parti tu? Uno e nombre? Ciao. Chris. Enrico. Proviamo uno nombre. Uno e nombre. Marina. Letizia. Chris.
Diego. Laura. Leticia. Prepariamo la casa. Sì, porque hemos empezado la casa por el tejado. Exacto. Sí, sí. Piano, ragazzi. No. Aspetta. Mettiamo dritto. All'inizio potesse entrare uno alla volta, non tutti insieme. Potesse entrare uno alla vez, un altro spunto. Poi, quando siete arrivati tutti, come prima, vi chiedo di dire insieme casa. Luego, quando avete spiegato todos, supongo che digáis casa. Casa. Perfetto. Adesso passa una giornata. Seriamo gracioso. Sería maravilloso. Salimos fuera, hacemos la casa fuera. La casa lo alto. Ah, ma così. La casa. È diventata grande la metà. Ora la metà è grande. Trovate posto per tutti. Perfetto, bravissimi. Casa! Casa vi aspetta. Ora si spera. Sì.
Si alguien quiere... ¡Casa! Nos sobra espacio, ¿eh? Hay invitados a la casa. Ya no, ya no. Pasó vuestro turno de invitados. È diventata ancora un po' più piccola. Ora si è convertita in una casa un poco más pequeña, la metà. Va con insieme. Bravissimi. Adesso è diventata veramente piccola. Ora è realmente molto piccola. Possiamo spostarlo? Possiamo spostarlo? Ponemo nella parete. Ah, si può muovere? Sì, sì. Dove vamo? Sì, sì, voglio giocare. Sembra come... Siete molto belli lassù, ma non siete in casa al momento. Muy guapo se gli arriva, però non stai in casa. Casa!
chapati, estamos, nosotros estamos fuera de la casa. No, no, no. Bisogna anche accettare a volte. Hay que aceptar a veces. O forse non accettare, provare un'altra soluzione. Quizás, che non sempre ci stiamo tutti dappertutto. Quizás no aceptarlo y encontrar otra solución, porque no siempre cabemos. A veces hay que aceptar que no siempre cabemos todos y hay que buscar otra solución. Che adesso ci avete provato in tutti i modi, ma non ce l'avete fatta starci tutti dentro la casa. Ora lo avete intentato, però non lo avete conseguito, star tutti nella stessa casa. Che decepzione. Adesso, prima di salutarci, mi piacerebbe provare a farlo per un'ultima volta il gioco, tutti quanti assieme. Ora, antes di salutarnos, e non coi due gruppi. Hacerlo todos juntos, por una vez. Vale. Partiamo dal foglio grande. Iniziamo con la hoja grande. E vediamo fin dove possiamo arrivare. Vamos a ver dónde llegamos. Esattamente. Aquí no hay quien viva en esta casa. Adesso siamo veramente in tanti. Ora siamo realmente muchos. Vi chiederei, perché non conosco la struttura, di non arrampicarvi qui. Non conosciamo la struttura, per lo tanto nos desaconsejan utilizzare questa struttura per subir, perché sono come gradas che si aprono. Mm. O sea, che è meglio che non la utilizziamo. Però non vuol dire che non potete trovare delle altre soluzioni. Eso no significa che non potete encontrar otras soluciones. Se volete uscire da teatro, io vi seguo. Si queréis salir del teatro, vamos fuera. Ok. Mm-hmm. La calle. Certo. Intanto partiamo dalla casa grande. De momento empezamos con la casa grande. Benissimo. Muy bien. Entrar, llegar a una cierta porque se hace muy pequeño,
la cojo, la meto en vertical y todo ponemos una mano. Può essere una soluzione. Estamos todos de alguna manera. Lo pongo en un plan vertical, me representa siempre una casa, una appartenente. No conozco hasta qué límite puedo mover, o sea, puedo también pillarla encima y hacer el techo en la cara. Beh, quella che tu proponi assolutamente è una soluzione che secondo me è molto interessante per questo gioco. Per me è una soluzione molto interessante per questo gioco. Ok, perfetto. Rispetto a quello che tu dicevi, con rispetto a quello che decías tu, è un'osservazione che mi sembra altrettanto interessante. È una sensazione che mi pare molto interessante. Igual. Però non sempre abbiamo davvero la possibilità di fare quella scelta. Però non sempre abbiamo la possibilità di tenere questa opzione che dices. O magari ce l'abbiamo noi, ma è qualcun altro a non averla questa possibilità. A lo mejor nosotros la tenemos esta posibilidad, pero otra gente no la tiene. E quindi il gioco, io ogni volta che lo propongo e che lo vedo fare, por tanto el juego cada vez que lo propongo y que veo que se hace, mi rimanda a echi di persone che in realtà un posto non ce l'hanno, non l'hanno ancora trovato. Me remite para mí a ecos de personas que un lugar no lo tienen o aún no lo han encontrado. E allo stesso tempo la necessità di tornare a formare delle comunità. Y al mismo tiempo la necesidad de volver a formar comunidades, una comunidad. Per trovare delle soluzioni. Para encontrar una solución. E non di vivere sempre ognuno soltanto pensando a quel che serve a lui. Y no vivir siempre cada uno pensando a lo que le necesita él mismo. Però se quello che tu volevi dire. Pero si lo que tú tenías, querías decir. È rifiuto che qualcuno mi imponga di dover vivere in delle condizioni sempre più difficoltose. Es que yo me niego a que alguien me imponga que yo tenga que vivir en condiciones cada vez más de dificultad. Perché qualcuno l'ha deciso dall'alto. Porque alguien lo ha decidido desde lo alto. Ovviamente sono d'accordo. Ovviamente estoy de acuerdo. Però abbiamo finito di giocare. Pero hemos acabado con el juego. Ok. Quindi lo facciamo più piccolo. Però lo facciamo più piccolo. Por lo tanto lo facciamo più piccolo. Vale. Fai tu? Fai tu? Grazie. Sì, dai, capito tu. E vi chiedo, quando entrate... Os ruego, quando entrais... Di entrare uno alla volta... In modo tale che ognuno alla vez. In modo che ognuno scelga il suo posto. De tal manera che cada uno pueda escoger su sitio. Se rimaniamo dentro alla casa e quindi ti impediamo che tu lo divida di due? Sì. Sì.
manifestazione. Ora che tu Dico solo una cosa che per noi è molto interessante di questo gioco. Per noi è molto interessante questo gioco. Anche da un punto di vista solo teatrale. También solamente desde un punto di vista teatrale. Che tutto quello che viene fatto. Che tutto lo che si hace. Trasuda verità. Sì, è molto vero. È assolutamente vero. Se tengo qualcuno lo tengo per davvero. Si tengo a alguien, lo tengo de verdad, es decir, le salvo la vita. Non c'è nessuna finzione. Non hay ficción aquí dentro. E credo che l'autentico. Lo autentico. È quello che tutti cercano sempre a teatro. Es lo que todo, cada uno, todo busca en el teatro. E qui succede semplicemente. Esto aquí acaece. Ocurre. Sí, gracias. Con esta casa, más o menos, a lo mejor todavía conseguimos con una forma más o menos convencional entrar. ¿Y en esta casa? Que veo optimista, que bien. Cuando sea más pequeña, podemos coger y hacerlo de manera más simbólica. Hacemos los zapatos de una manera simbólica. Siete liberi di trovare qualsiasi soluzione. Potete incontrare qualche soluzione. Tenete la libertà di farlo. Se ne trovate più di una, possiamo anche vederle tutte le soluzioni che ci sono. Se encontráis más que una solución, podemos ver cada una de las soluciones. Parlatene pure tra di voi e provate. Hablad entre vosotros y decidid. Lo importante es que os pongáis de acuerdo vosotros. De uno a uno. Va bene? Secondo me c'è.
Va bene. Muy bien. Adesso. Ora. Eravate molto vicini. Stavais todos muy juntitos. Però diciamo che non c'era ancora quasi nulla che creasse una difficoltà reale nei vostri corpi per stare in quello spazio. Però quasi nada por ahora os creava tantos problemas que necesitabais caber en este espacio. Per cui vi chiedo di fare un'ultima prova con una casa ridotta ancora a metà. Por tanto os ruego que intentéis hacer otra prueba más dividiendo la casa, bueno, la casa será la mitad de esta. È sicuramente molto difficile. Seguro che è molto difficile. Però proviamo a giocare un gioco in cui davvero è vitale trovare un posto. Però intentamos hacer un juego nel que es realmente vital encontrar un sitio en esta casa. C'è un rischio nel stare fuori, molto alto. Hay un riesgo muy elevado en quedarse fuera de esta casa. Se non è possibile starci con tutti i corpi, se non hay manera de caber con todos los cuerpos, possiamo passare al simbolico. Podemos pasar a lo simbólico. A quello che avete proposto, lo le scarpe, questo, lo zapato, una mano. Una mano. Però prima di rinunciare, però proviamo a vedere se ci state voi. Si cabéis vosotros. Sicuramente quello che avete cominciato a fare a togliere le scarpe per potersi salire uno sopra l'altro. Quello che lo che avete iniziato a fare quitandosi los zapatos, poniéndose uno encima dell'altro, è qualcosa che comincia a compromettere un po' i nostri corpi. È algo che empieza un poco a compromettere i nostri corpi. Dai, ci proviamo. Lo intentamos. Sto gravando tu, no? Thank you.
3 segundos puedo levantar. Molto bene. Muy bien. Se avete bisogno di un appoggio da qualche parte, lo potete cercare. Se necessitate un appoggio in algún sitio, lo potete buscare. Dai, bravi, ce la fate, ce la fate di sicuro. Lo conseguí seguro, ¿eh? Se puede conseguir. Se consigue, ¿eh? Se consigue. Mancano ancora 3 persone. Faltan 3 persone. Esatto, una parete. Con una parete sarebbe... Cabemos. Ci sono 1, 2. Con calma, con calma, con calma. Bajáis con calma, eh? Con calma. Muy bien. Adesso ora si respirava davvero la difficoltà. Ora respiravamo de verdad la difficoltà. E ci siete praticamente stati, qualcuno non ce l'ha fatta, ma mancava veramente poco. Casi stavamo, ma faltato molto molto pochito. E siete riusciti a stare quelli che prima erano 2 gruppi, lo che antes eran 2 grupos, e nello stesso spazio in cui prima un gruppo stava quasi a malapena, a fatica. En el mismo espacio en el que antes un grupo casi casi no estaba y ahora... È stato molto potente per me vedervi e credo che anche per voi farlo. Ha sido realmente muy potente veros y para vosotros suponemos también hacerlo. Per cui vi ringrazio molto della disponibilità e della serietà con cui avete giocato. Grazie per la disponibilità e la serietà con la che avete giocato. E vi ringrazio per essere stati qui. Grazie per aver stato qui. E per averci incontrati. E se qualcuno ha voglia di dire qualsiasi cosa di quello che lui ha provato, ha pensato, ha sentito. Y por haber estado con nosotros. Y si alguien quiere hacer un comentario sobre lo que ha visto, lo que ha sentido, cualquier tipo de comentario. O anche se vuole fare qualche domanda. O preguntas, lo que sea. Ci possiamo sedere un momento? Nos podemos sentar un momento? Uy, con este bonito zapato. Echa la pata la sola. No tenían todos claro cómo entrar en la casa, nadie se ha atrevido a pisar ese espacio. Era su casa y tenían que tener claro que podían encajar todos, si no nadie iba a pisarlo. Y entonces me ha gustado mucho esa sensación de que es nuestra casa, pero entramos todos juntos. Ha sido muy interesante también cómo han propuesto lo de los árboles, las raíces, ¿no? De enraizarnos un poco todos a una, como Fuente Ovejuna en nuestra casa. Y entonces, claro, era muy interesante porque según iba entrando gente dentro, teníamos que amoldarnos, sobre todo los que estábamos alrededor, para que no cayera el peso ni a un lado ni a otro. Exacto, ese equilibrio. Entonces teníamos que buscar el equilibrio, sobre todo los que estábamos, digamos, de alguna manera, haciendo soporte de los nuevos que iban entrando, teníamos que ir amoldando nuestro cuerpo, de coger de un lado a, con postelas como puedas, haz lo que puedas ahí para que entremos todos de alguna manera y nos enraicemos en ese árbol que no sé quién ha propuesto, pero me ha parecido una genialidad la simbología de ese árbol
interesante. Ok. De esa simbología del árbol, las raíces y de todo conectado, digamos, con el suelo y con cada uno de nosotros y nuestra energía para que no vendiera el peso. Que no vinches el peso. Pero yo en ese intento que tú dices de ayudar a que no se desequilibrara todo, sufría de ver los que estaban en el centro soportando todo el peso de los de arriba. Claro, porque el centro llevaba toda la fuerza de la estructura. Entonces, te sentías como queriendo echar una mano sin poder, porque nos hemos visto desbordados. Éramos realmente un poco en dificultad. Sí, pero precisamente que nos viéramos desbordados hacía que precisamente nos uniéramos más todos y que intentáramos de alguna manera volver a cogernos de alguna manera lo más fuerte posible para que nadie cayera. Unos decían, cuidado que abajo está el niño. Otro decía, por favor, para este lado no, que nos vencemos. O sea, cada uno de alguna manera desde su posición, desde su punto de vista dentro de la casa, aportaba para que el grupo no cayéramos. Si caía uno, sentíamos que caíamos todos. Entonces eso es muy potente, porque esa unión es precisamente inclusión total en esta casa. A mí me ha gustado mucho, justo para lo que acabas de decir, que hemos cambiado la competitividad, que está a la orden del día. Hemos cambiado de desarrollar la competitividad a desarrollar la competencia en común, la competencia común. Como de ir en contra, hemos cambiado por ir a favor. Claro, a cooperar, ¿no? Y me ha parecido muy interesante. Esto que comentabais antes del centro del árbol, absolutamente desbordado, presionado y tal, según lo habéis dicho, me ha venido la imagen. Yo no puedo evitar abstraerme de la metáfora política. No puedo. De los pensionistas en España, los últimos 10 años. ¿De los, perdona? Los pensionistas, las pensionistas en España. Para mí, lo que quiero compartir, bueno, un poco lo que decía antes, hay una parte de la vivencia que ha sido súper divertida, súper lúdica, que agradezco mucho, realmente es muy interesante, es una forma de reflexión desde el cuerpo súper guay, súper guay. Pero también, claro, mis lecturas, insisto, no puedo abstraerme de la lectura política. A mí me lleva mucho a pensar y a reflexionar cómo, cuando todo empezó, una de las primeras frases que dijiste ya me resonó mucho. La retórica nos dice que estamos dispuestos a acoger, pero cuando tenemos que verlo en la práctica, tenemos que preguntarnos a cuánto estamos dispuestos a renunciar. Y yo digo, no. Y probablemente soy un idealista y un utópico y no vivo la realidad. Entonces, yo digo, no. Esa es una diatriba, es mentira. Nos han convencido de esto. Yo creo que podemos acoger, podemos incluir, podemos integrar sin renunciar. Quizá la pregunta sería, ¿tendremos problemas? ¿Tendremos retos? ¿Cuánto tendremos que planificar? ¿Cuánto tendremos que redistribuir? ¿Cuánto tendremos que reorganizar? Como cuando decía alguien, levantemos y pongamos la mano. Esto suena muy idealista, suena muy happy, pero yo creo que es real. Troppo idealista. Y lo hemos hablado antes y quiero compartir el ejemplo, ¿no? Si pensáramos en la sanidad española tal y como está, que hay muchas cosas que critica y eso te van a enseñar a española, ¿puede estamos? La sanidad española acoger a 1 millón de refugiados sin más? Sí, claro. Si se le aumenta el presupuesto, poniendo las tasas a las transacciones financieras. Si se aumenta el budget, o sea, yo me revelo profundamente contra esta cosa de si acogemos tenemos que renunciar a cosas. No, yo digo que podemos coger. Si la gente tiene que renunciar a cualquier cosa. Yo quiero que si puede hacer todo sin renunciar a nada. Me molesta mucho con esta rabia. Y hay una cosa que es una superficie de ejercicio, pero hay una cosa que me pasa. Este ejercicio me ha conectado mucho con que estamos poniendo de una forma muy notoria con las mejores intenciones todo lo que puede resistir en lugar de clínicamente, pacíficamente, o sea, revelar, decir, no me doble más el papel, no, me niego a que me doble más el papel, no lo haga más, o sea, no voy a darme más, no voy a sufrir más, no voy a agarrarme con la comunidad. Es hermoso sostenerse en la comunidad, pero no puede ser la solución. Creo que estamos poniendo mucho nuestro poder, bueno, ya la política. No por generalizar. Yo me doy cuenta que pongo mi poder en resistir en lugar de revelar. Sí. En adaptar, en aguantar. En la naturaleza. Me viene la metáfora de los dispositivos de cultura, me viene muchas cosas. O sea, perdona, ¿qué has dicho?
la metáfora de los presupuestos de cultura. Ah, la metáfora de la cultura. O sea, esto me nosotros seguimos creando, seguimos resistiendo con todo el mérito del mundo, pero igual es el momento de decir, oiga, ya no me voy a adaptar más. ¿Qué no me va a reducir el presupuesto? Y si usted me lo reduce, le quito y pongo a otra. O a otra. Pero es que justamente lo que estás hablando me lleva a pensar que lo que falta es solidaridad, eso es lo primero. Pero y esto sí que justamente nos hablaba de solidaridad. Bueno, para mí, creo que sí. Que a lo mejor la solidaridad vendría justo en el momento en que ya estás tan oprimido que no puedes entrar más en el reducto, ahí es o explotas o revientas. Bueno, como en las huelgas. Uno a uno es el primero que dice no se va a doblar y el resto de la gente se pone detrás y dice, desde luego, estamos contigo, no se va a doblar. Ya, pero es como, perdona, estoy de acuerdo, pero es verdad que es un contexto geográficamente demasiado específico. Piensa como reducen en Mali. Pensa lo sabes, no, la mayoría no sabemos lo que pasa. Hasta hace 3 días han muerto no sé cuánta gente, no, porque, ¿sabes? Geográficamente es una argumentación muy buena, pero aquí, donde estamos más cómodos y normalmente utilizan esta comodidad que nos han dado, aunque sea siempre menos, pero cómodo. ¿Sabes? Esto no funciona mucho en Mali, en Haití, por ejemplo. Es difícil, es muy difícil, aunque porque esa gente reducen y no hay huelga que funcione. Tenemos que pensar quizá que sí que es nuestra casa. Si no renunciar nosotros cómodos a una comodidad o un trozo para darla a Mali, a India, a... Entonces no es por renunciar para renunciar. Sí, es un renunciar, pero tienes que abrir punto de vista, mirada, tienes que renunciar, porque renunciar es como reingrizar, o sea, hay un re. O sea, me voy a salir un momento del tema social, porque como estamos con el tema de inclusión y me interesa el trabajo que llevas, me quería preguntar en concreto en este trabajo, ¿no? Porque nosotros nos encontramos con unas capacidades más o menos, aunque tengamos otras discapacidades, pero para hacer este ejercicio en concreto que tú dices que trabajas con gente que hace los castings y bueno, pues tenemos el caso de Chiara, ¿no? De como Chiara, por ejemplo, ¿no? Cualquier persona que se presente con otras limitaciones, ¿no? ¿Cómo planteas este ejercicio y cómo has tenido esa experiencia con ellos? ¿Cómo ha sido? Sí, pero hay personas que a lo mejor yo trabajo con una persona con autismo y no pueden rozarse, ¿no? Tienen hipersensibilidad o no ve bien o tienen otras capacidades. No nos podemos adaptar y retorcernos. En realtà, antes. Quando raccontavo di questo esercizio che facciamo sempre con tutte le persone, facevo riferimento soprattutto al gioco del cerchio. Sì, è sempre l'esempio del gioco del cerchio, del circolo. Crei il microfono? Crei il microfono? Pongo microfono? Vale, pongo microfono. Quindi il gioco quello dei passaggi. El juego de del círculo donde nos pasábamos, que era todo un juego de atención, de concentración. Per noi, que para nosotros en el momento en que funciona bien, vuol dire che c'è un grado di attenzione. Quiere decir que hay un nivel de atención tra le persone, entre las personas, que serve per fare uno spettacolo. Que es lo que se necesita para hacer un espectáculo. Mentre questo gioco qui. Mientras que este juego. È un gioco molto interessante per me da fare con persone con cui magari non c'è il tempo per fare un lavoro teatrale vero e proprio. Eso es muy interesante, quizás más interesante quizás hacerlo con personas con las que no hay tiempo para hacer un trabajo actoral realmente. Perché se lavoro con degli attori. Porque si trabajo con actores no sono disponibili a toccarsi, y no están dispuestos a tocarse o acercarse, allora sarebbe veramente grave. Entonces sería realmente grave. Rispetto però a tutto quello che invece con rispetto a lo che stavais diciendo, io credo che
Creo que il bello del gioco, lo bonito de este juego, mette insieme es que una pone, parte molto concreta, si junta una cosa, una parte muy concreta, e allo stesso tempo, al mismo tiempo, sia per chi lo fa che per chi lo guarda, tanto para los que lo hacen como para los que lo ven, di immaginare degli scenari che tutti quanti pueden imaginarse conosciamo, escenarios que todos conocemos, che possono essere più o meno vicini, que pueden ser más o menos cercanos a nosotros, che quindi hanno a che vedere con una realtà, tienen que ver con una que realidad que a lo mejor es la que vemos todos los días, ma allo stesso tempo con le immagini che abbiamo visto, però al mismo tiempo con las imágenes que vemos en la televisión, los periódicos, los web. E quando sì, dicevo rinunciare, quando decía renunciar, era proprio legato al fatto di pensare, era justamente relacionado con el hecho de pensar cómo vivimos y cómo en otros sitios del mundo la gente vive. Decidere dove stiamo noi rispetto a tutto questo. Decidir dónde estamos nosotros con respecto a todo eso, ponernos la pregunta. È evidente che il gioco non dà una risposta. Es evidente que el juego no ofrece una respuesta. E non si può ridurre tutto a dire basta che ci mettiamo d'accordo. No se puede reducir todo a basta que nos podemos, es suficiente que nos ponemos de acuerdo. È molto più complesso. Todo esto es mucho más complejo. Però ti fa toccare col tuo corpo direttamente. Però ti hace toccare con tu corpo fisicamente direttamente. Che cosa vuol dire? Che significa stare in pericolo? E accettare che hai bisogno degli altri. Che necesitas l'aiuto de los demás. Per salvarti. Per salvarti. Non puoi fare da solo. Perché sennò non puedes hacer por tu cuenta solo. A esto que dices, una cosa muy chula es los juegos nos hacen mostrarnos como somos. Nos quitamos las máscaras cuando estás dentro del juego y eres tal cual eres. Entonces era muy divertido vernos. Las personalidades de cada uno y cada una eran súper divertidas, pero como estábamos más metidos en resolver y había que resolver de manera muy corporal también, dejábamos menos tiempo a la cabeza, aunque usábamos la cabeza pero con menos tiempo, y eso hacía que estuviéramos funcionando. Y eso sí que puede ser un aprendizaje bueno a título personal, que a veces hay choque de camiones, de egos y de todo, porque estamos todo el rato racionalizando demasiado, sin pasar por aquí, ni por el resto del cuerpo. Y aquí ha pasado eso durante toda la tarde. Esta no ha sido tan protagonista, ha sido más entrado todo el cuerpo. Cuando digo todo el cuerpo, dice la cabeza, el corazón y todo, y ha hecho que vayamos a todos a una, como bien dices. Entrar todos no va a ser la respuesta a los problemas de la vida, pero sí que por llevarnos un aprendizaje, a lo mejor así a nivel pequeñito, pero cada vez muy valioso, es poner protagonismo a no tanto a esta, que desde pequeñinos nos hacen muy cerebrales, y entramos en discursos de parafernarias y discursos asamblearios con gente con una oratoria muy buena, pero con un cuerpo muy opaco. Entonces, yo creo que es una metáfora que a mí me vale. Y además, en la línea de lo que dice él, más que racionalizar cada uno, yo creo que estábamos muy en la escucha, que es muy importante en la vida, más que hablar, poder escuchar al otro para comunicarse, ¿no? Y sobre todo en grupo, porque lo que dice él puede entrar en juego las luchas de ego, lo que yo deseo, sobre todo, más que luchas de ego, a lo mejor luchas de deseos que cada uno puede tener, personales o tal, para llegar a ese objetivo. Y entonces yo creo que ha funcionado muy bien la escucha grupal, la escucha no solo a nivel de oído, sino también corporal. O sea, hemos escuchado y sentido, o sea, a través de los sentidos, cómo se iban incorporando cada uno de nuestros compañeros para hacer algo global en nuestra casa, que desde el primer momento sabíamos que era de todos y nadie podía quedar fuera. Y como hay un objetivo que era colectivo, también las individualidades, pero renunciando justo a la idea, sino acogiendo, por ejemplo, la idea de tuya,
nadie dijo no, no hubo no, y veías rostros, pero sabías que había otros fuera, no era que no supieras, sentías también a los que estaban alrededor, pero no les veías. Entonces era renunciar a, justo a eso, a la imposición. A la imposición. Me ha pasado algo curioso porque no sé por qué he entrado, he reaccionado, ¿no? Y había un momento que he estado en el nivel bajo, en el suelo, y veía muchos trozos de papel blanco. Y yo desde abajo empezaba así. Mover el pie, que todavía pueden mover, era como que desde la altura, desde el nivel alto, se veía de otra manera, o sea, se veía todo como más, como no sé, como todo más apiñado, y desde abajo yo veía espacio, o sea, era muy curioso, y decía así, si adelantáis un poquito el pie, cabemos más, si adelantáis. Pero no había nadie alrededor, abajo, pero ha sido curioso, ha sido como ver, el papel desde diferente altura es diferente. Una carta de viendo la lente es diferente. Es muy interesante. A mí, yo también quiero compartir una sensación que tenía así final en la última casa. Ha habido un momento final de desequilibrio que no me atreví a agarrarme porque veía eso como que la. No sé si era sufrimiento, que veía que había mucha gente en el centro soportándome. Digo, joder, si me agarro, es algo, o sea, como que voy a ir en contra de la gente que está en el medio, como sufriendo, ¿no? Y es que no pude evitarlo y me tengo que agarrar, y al agarrarme, no se ha visto, o sea, ha sido como que curioso, ¿no? O sea, ante la debilidad me ha sujetado. Ha sido como muy curiosa la sensación de joder, pues es verdad que a veces una masa de debilidad puede tener una fuerza de equilibrio, ¿no? Que de alguna manera se equilibra hacia otro lado, no sé cómo ha sido que se ha equilibrado. Sí, eso por un lado, y por otro, me ha impactado mucho cuando hemos hecho un casador al final, que nos hemos ido. O sea, yo solamente veía brazos de gente y controlaba más o menos cuando estábamos en mi punto de vista, pero cuando hemos empezado a salir gente, había gente que estaba abajo, digo, pero ¿cuánta gente estaba en la base? ¿Cuánta gente había en la base sosteniendo? Joder, hemos cabido todos ahí. El camarote, el hermano Max. Lo invisible de la última casa. Por un momento necesitaba un punto de apoyo para poder subir hacia mi confianza y me ha cedido por ahí un pedacito de brazo y yo notaba que no era suficiente la fuerza que yo podía hacer y no sé cómo mágicamente ha surgido en mi culo un lomo que me subía. Sí. ¿Cómo sostenernos lo uno al otro, una a la otra? ¿Cómo el sostenernos nos mantenemos? El ayudarnos, el sentir que somos equipo. Pero otro lado, a mí me revela, me hay una parte mía de rebelión, decir, y bueno, y todo es posible, claro, pero me salía lo de la casa digna, ¿no? ¿Dónde está tu espacio? Tú tienes que tener como persona un espacio tuyo propio. Tú tienes que. Todos entramos, pero vamos a entrar. Reivindico la parte de espacio mío también, y del otro. Y claro que quiero sostener y ayudo al otro. Y si puedo. Yo de base, fíjate, me salía, yo hago de base, y hay costalero. Pero, y la otra parte, ¿y dónde está el espacio de cada persona, la dignidad del ser humano, para que todos podamos sostenernos y vivir dignamente, ¿no? ¿Sabes? Me salía toda la dignidad. Sí, infatti. C'è un'altra faccia che è quella. In realtà hai altra cara di tutto questo. Mi sei davvero. È dignitoso stare poi in quella condizione. La pregunta es realmente digno stare in estas condiciones, in esta posición? Hai detto posizione? Sì, poi cioè, possiamo vedere il lato bello del fatto che siamo stati insieme. Insieme ce l'abbiamo fatta. Podemos verlo como una cosa muy bonita que hemos estado juntos y juntos lo hemos conseguido. Però come qualcuno di voi ha sollevato il dubbio di dire. Pero como algunos de vosotros ha llamado la atención diciendo cómo puede la gente estar en una situación de este tipo. È giusto, è dignitoso. Es justo, es digno. Si può. Se puede.
que nosotros lo hemos vivido como un juego, pero hay personas que viven esa situación como, como algo impuesto. Entonces, claro, es una visión que lo podemos tener en cuenta. Porque ahora lo hemos hecho como juego, pero de alguna manera hay gente que vive. No es lo mismo vivirlo corporalmente que leerlo en una noticia o verlo en televisión. Vivirlo corporalmente en un juego no es... No es lo mismo, pero te acercas un poco más que de chupar la tele y ver la noticia y decir, fíjate lo que está pasando, pero yo creo que me ha acercado un poco más al, a la falta de dignidad. Pero puede ser una buena imagen, ¿no? Si estamos haciendo arte escénica o lo que quiera, cogerlo, ya lo hizo Pina Baus también, haciendo una casa donde había mucha gente, y visibilizar, sensibilizar con las actuaciones que hagan, ¿no? Y esto, por ejemplo, me parece un ejercicio fantástico para meter en una pieza, ¿no? Sí, podría ser una performance. ¿Y por cuánto tiempo una persona puede aguantar esto? Y cuánto aguanta y cómo cae, cómo se derrumba, cómo de repente, plac, 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 plac. Y estamos todos sentados con cada uno con una cara. Yo estoy flipando ahora, mirando que cada uno tiene una cara, tiene un cuerpo y digo, yo no lo he visto, yo he visto una y la que agarra aquí, te subo aquí, no te vayas, equilibra. Y de repente, joder, dice, ah, pues todos tienen. Y eso es lo que para mí, si hablamos de temas sociales y metáforas, es la masa, cuando va la masa... Y mira lo que tenemos aquí. Si a mí me dice a qué has renunciado, yo he renunciado a una estabilidad económica por querer hacer lo que quiero hacer. Y debería. Me pongo en huelga. ¿Quién se pone en huelga por el tema de las subvenciones y la ayuda a la cultura? Porque todavía no he visto ni una manifestación. Y estamos aquí todos. Y también cuando... queremos estar acompañando el proceso de alguien o trabajando a través de la educación. Claro. Me parece que es súper importante entenderlo, vivirlo, empatizarlo, porque no podemos partir de negar su situación, de negar la limitante, de negar y decir, no, es que tú no deberías de estar así, tú deberías de estar... No, partimos de aceptar las circunstancias, aceptar las limitaciones y trabajar con ellas, ¿no? A través de la posibilidad y la creatividad, porque es verdad... que así se funciona nuestro cerebro. Entre más limitantes tenemos, la creatividad se expande aún más. Entonces se abren muchas más posibilidades y son ilimitadas cuando tenemos marcos mucho más pequeños. Entonces, cuando estamos trabajando con las otras personas, estamos trabajando a través de esto, de querer acompañar y de realmente tener una escucha activa de la otra persona, no podemos partir de la negación. Tenemos que entender y trabajar con lo que hay. Enganchando con esto, abogo por la negación, abogo por la rebelión. Estoy preocupado porque creo que en algún momento nos desactivaron la capacidad de rebelar. Sí. O sea, mi no era... Seguro que no me he explicado bien. No debería estar así. No, es como, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos unimos? ¿Cómo nos agarramos? ¿Cómo nos sostenemos? Para rebelarnos y parar la inercia de aceptar, porque hay muchos discursos, en mi opinión, que están en el filo de la navaja de lo heroico, lo meritorio y lo peligroso. O sea, esto de que la... Perdóname, también te da decir la superficie. Estoy de acuerdo en que la creatividad se abusa con la falta de medios, pero bajo ese comodín nos han metido que está guay no tener medios. Claro. Hombre, el crowdfunding, vamos. No doy subvenciones porque qué bonito era cuando nos agarrábamos todos y no sé cuánto. Bueno, si nos llevan a decir que tenemos que estar un mes así, sigue siendo bonito. Yo no sé si autogestión. O sea, cuidado con la belleza de la precariedad. Pues vamos a rebelarnos, que mira lo que nos pasa aquí en Andalucía, que acaban de quitar las subvenciones reales y se acaba Palma del Río también. Yo siempre he hablado de la manzana envenenada, de la autogestión. Tranquilo, hasta que la manzana envenenada. Y a esto mismo, a ti. Yo también me acuerdo. Esto lo dijiste tú en Murcia, tú completamente. Y lo sigo diciendo. Claro, es solo eso, es como ser así como muy pesado, pero no lo puedo evitar. O sea, sí, con una mano adaptándonos, pero
con la otra diciendo que no nos vamos a adaptar más a esto, ¿sabes? Yo soy muy motivado, pero es que quizás es la mano, porque para revelarte tienes que aceptar la situación y aceptar que es lo contrario, injusta, ¿no? Entonces para eso te revelas. No tienes que conocerla, reconocer y diagnosticarla, claro, pero saber que tienes que aceptarla, pero no aceptarla, no. Sí, luego revelarse es lo contrario a ella, yo creo. Yo creo que sí tienes que aceptar que existe. No, bueno, aceptar quiere decir que reconocer, está usándolo con la acepción de reconocer. Claro, exactamente, es otra manera de decirlo, pero es esa de reconocer. Chicos, súper interesante, pero a las 7, es que 7:30 es un debate súper largo. No, pero está muy interesante también. Yo daría un aplauso. Bueno, ascoltate. Escuchad. A ver. Penso che, io credo che sia molto bello che molto bonito, quello che abbiamo fatto, lo che abbiamo fatto, che è un gioco. Sia nata una discussione di questo tipo. Che abbia nascito una discussione di questo tipo a partire da questo gioco. E credo che quello che il teatro dovrebbe fare sempre. Credo che è quello che tendría che fare il teatro sempre. Chi crea, credo che debba, che almeno per noi è così. Chi crea, per lo meno per noi, se sì, sì. Non ha delle soluzioni da proporre. Non tiene soluzioni, non propone soluzioni. Però vuole condividere quelle che sono le sue domande. Quiere compartir sus preguntas con la gente che incontra. E se quando facciamo un lavoro. Y si cuando hacemos un trabajo lo conseguimos. A lasciare le persone quando lo spettacolo è finito, quando un laboratorio è finito. Quando un spettacolo acabado, quando un taller acabado. Con la voglia di discutere di quello che. Con las ganas de discutir, debatir sobre lo que ha visto, lo que ha escuchado. Allora credo che fare questo. Entonces creo que hacer este trabajo tiene sentido. Per cui vi ringrazio. Por tanto, gracias. Sia di aver partecipato, sia di. Tanto por la. Dato vita poi a questa piccola discussione tra di noi. Tanto por haber participado como por haber dado vida a esta discusión, este debate tan bonito. Espero que ci rivedremo. Espero que nos volvamos a ver pronto. Gracias.